Mr. Jerry, selfie. Amo messaggeria. Il giusto? 13. Oggi è martedì 13 agosto ed è il giorno dello sterminio dedicato ad Henry. Henry è un dipinto che io feci, non mi ricordo neanche bene in che anno. Dopo ci guardo. 2003 mi sembra, più o meno, 2003-2004, mi ricordo, Henry. Sì, è stato intorno a quando ho fatto il coro del Rex, mi sembra. È un quadro che io ho dipinto senza una motivazione ben precisa, perché veramente non mi ricordo bene il motivo per il quale lo dipinsi. Però mi ricordo che doveva essere uno tsunami molto grande, che c'era questa faccia del Cristo. Adesso mi rendo conto che questo fatto del Cristo è una cosa molto ricorrente nella mia vita, ma fin da bambino. Io mi ricordo che quando ho iniziato a disegnare, eccetera, spesso e volentieri facevo dei calvari con delle croci. Spesso, non solo, però spesso facevo quelle cose lì. Mi ricordo che quando tornai a Ravenna, da Michezzano, facevo la quarta elementare, disegnavo già molto bene, no? Per farmi conoscere dalla nuova maestra, che fu una maestra fantastica nelle scuole elementari, che ebbi in quarta e in quinta elementare. Compensò dei buchi che la vita mi aveva lasciato fino a quel momento, in una maniera che è andata avanti poi anche in età adulta. Si chiamava Guglielma Parlanti, era l'amore, non era una maestra, era l'amore. Di una psicologia, di una finezza incredibile. Infatti mi disse da adulta, io ero già sposato con la Barbara, avevo già due figli, e mi disse, e me lo disse lei, un giorno che mi venne a trovare, mi disse: mi ricordo il primo disegno che ho visto fatto da te quando sei venuto a scuola il primo giorno, che avevi fatto una crocifissione, no? le tre croci sul Calvario. Ha detto: io quando vidi quel disegno, ho detto: ho capito tutto. E non disse nient'altro. Forse adesso comincio a capire un po' cosa intendeva, che aveva capito tutto, che ero io che devo passare un calvario fondamentalmente, perché nonostante che sono una persona felice, perché a 25 anni ho ricevuto la conoscenza, il dono supremo che un essere umano può augurarsi di incontrare nella sua vita, perché ti fa essere felice di quello che sei, non felice per quello che hai, eccetera, no? Per cui quella è una grandissima fortuna, che i miliardari vorrebbero fare cambio con me, vorrebbero essere contenti, ma il denaro non lo compra. Ci sono i miliardari che hanno conoscenza e sono felici, allora va benissimo. Non è che il soldo impedisce la felicità, è quello che tu confondi, fraintendi come valore del denaro, che lo elevi a uno status che non è, che è grave. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah, dei crocifissi, sì, perché ho fatto Henry. Insomma, è ritornato su questo Cristo che poi alla fine, dopo un po' di tempo, io l'ho utilizzato come tenda per fare la separazione dalla parte davanti del negozio, nel vecchio arredamento, perché qui ho sempre cambiato arredamento man mano che le mie possibilità economiche e di crescita di quello che stavo facendo andavano di pari passo. Nell'arredamento prima di questo, nella parte davanti e quella di dietro, il passaggio che c'era, gli avevo messo questo quadro come tenda tagliandolo a fette. In effetti si vede nella ripresa, che adesso l'ho incollato con la colla da carta da parati nel muro, ma si può staccare semplicemente o ricomporre su un pannello. Infatti vorrei fare una cosa del genere. Se qualcuno compra Henry, quanto l'ho messo? 250 euro, ecco.
per 250 euro il riscatto ti prendi le strisce così come sono e te le lavori tu. Se vuoi che te lo rimetti in sesto come intendo io, tu che lo compri, se c'è qualcuno che lo compra, io lo vedo adesso su un pannello dorato, appoggiate queste strisce leggermente staccate un dito l'uno dall'altro, fondo oro e c'è questo quadro qui. Come una dissolvenza a barre, fondamentalmente. Però questo costa come minimo una roba del genere, con un quadro attaccato qui, come minimo mi dovete dare 1000 euro, se no prendete le strisce, o se no semplicemente lo distruggo. Come prometto il 21 settembre lo distruggo, tiro via le strisce e le taglio tutte quante, le metto dentro a un contenitore e con la resina epossidica creerò un'altra opera dallo stesso quadro, ma passando dalla distruzione. Così com'è non lo si vedrà più. Bon, questo è un po' tutto quello che posso dire su Henry. Sta sempre a voi decidere che qual è il suo destino per far sì che grazie a questo gioco apparentemente crudele che la vita ha tirato fuori, apparentemente crudele perché va a toccare come la distruzione del bello, qualcosa che giustamente deve far sanguinare il cuore. Lo scopo di tutta questa cosa qui è vedere di sensibilizzare quelle poche persone che sono in grado di percepire, che non vuole dire che sono più intelligenti, che sono più meritevoli, no, che semplicemente si stanno già svegliando. Capito? In una camerata dove tutti quanti dormono, i primi che si svegliano non necessariamente sono i più intelligenti, quelli che hanno le idee migliori, che mettendole in atto ne gioverà poi tutta la comunità, no? Però sono i primi che si svegliano e sono i primi che possono fare qualcosa per svegliare gli altri. Siccome io mi accorgo che stiamo veramente dormendo tanto, ed è anche difficile dirlo perché siamo anche molto permalosi, se qualcuno viene a dire guarda non hai capito bene, porca miseria, come io non, io so, cioè, diventa è molto difficile. Spero che con questa happening performance artistica dello sterminio di riuscire a comunicare qualche cosa, che non ha bisogno delle parole, che ti dica ehi, voglio dirti qualcosa, ci sei? Sei connesso? Riesci a sentirmi? Perché qui ci hanno talmente diviso l'un con l'altro che noi quando ci parliamo e mettiamo suoni in realtà non ci diciamo niente. È la cosa che ho visto al funerale di mio cugino. Neanche lì riusciamo a dirci veramente il nostro stato d'animo. Siamo già prepensati, premossi, predigeriti addirittura. Non è vita questa. Se noi accettiamo una vita così consapevolmente è un crimine che non ha più giustificazione, siccome io sono cosciente, questo crimine, non voglio essere complice, ma faccio addirittura qualcosa di più. Cerco di dare una mano per dire, ehi, la nostra vita può essere vissuta molto meglio, è molto più bella, molto più fantastica, amabile di quello che comunque, nonostante i nostri casini e problemi vari, comunque riusciamo a sentirla, no? Ma ce n'è molto, molto, molto di più, dipende semplicemente da noi. Cosa? Fare rivoluzioni? No, assolutamente, metterci insieme, alzarci in piedi. Alzati in piedi in modo che ti si veda. Che ti si veda che tu sei il governatore di te stesso. Che tu sei il sacerdote di te stesso. Che tu sei il profeta di te stesso. Ma soprattutto tu sei quello che non sa e ha bisogno di sapere. Perché Socrate questo diceva, so di non sapere. Invece noi sappiamo talmente tanto tutto che se qualcuno dice guarda tu non sai, arrogante! È difficile, mi rendo conto che bisogna stare molto attenti. Bon, questo è Henry, vi saluto e ci vediamo al prossimo sterminio annunciato, che è in previsione per il giorno di Ferragosto, la mamma. Okay, ciao. Many kisses a Henry. Ok, allora. Messaggeri!
Selfie! Amo messaggeri amore.